ditemi solo una parola. Signore mei, se avete buoni cuori. Il nostro viaggio comincia in Sicilia, a Sant'Alfio, dove cresce l'albero forse più famoso d'Italia, il castagno dei 100 cavalli. Oh, tu castagno di 100 cavalli, che sei cresciuto in questa terra antica. Secondo la leggenda, una regina, sorpresa da un temporale alle falde dell'Etna, avrebbe trovato riparo sotto la densa chioma del castagno insieme ai cavalieri del suo seguito. In realtà c'è chi dice che non si tratti di un unico albero, ma di tre alberi diversi. La circonferenza totale risulta essere di ben 50 metri. Quant'è? 50 metri esatti. E abbiamo la nostra prima sorpresa. Ecco, se questa fosse davvero un'unica pianta, questa sarebbe la pianta più grande del mondo come circonferenza. Vale la pena di fare un prelievo per un esame genetico. Preleviamo un rametto da ciascun tronco. In laboratorio verrà analizzato il loro DNA. Se risulterà identico per tutti, si potrà ragionevolmente pensare che si tratti di un'unica pianta. Data l'età molto vetusta di questa pianta, lo stato di salute è comunque abbastanza buono. Anche se abbiamo il cancro del castagno, abbiamo tutta una serie di insetti che rodono il legno e abbiamo tutta una serie di parassiti fungini che invece degradano il legno. Quindi è soprattutto necessario mantenerla, questa pianta, e fare in modo che possa vivere ancora per centinaia d'anni.